dito a sfiorare leggero una tavoletta dentro la quale c'è il mondo connesso in tempo reale, giorno e notte, e il messaggio arriva istantaneo e multimediale, mentre sembra già preistoria quando ancora 3 decenni fa altra energia, pazienza e tempi dilatati servivano per redigere e diffondere informazioni lungo il globo. La Chiesa si è sempre misurata con le necessità della comunicazione, soprattutto dal Vaticano II in qua, ma per reggere l'urto impresso dalla velocità dei media digitali nell'era dei social network, l'aggiornamento di chi lavora nel settore deve essere costante e all'avanguardia. Per questo, oltre 400 esperti impegnati a vario livello negli uffici di comunicazione ecclesiali si sono riuniti dal 26 al 28 aprile 2016 per il loro 10° seminario professionale alla Pontificia Università della Santa Croce, attorno a una domanda centrale: come gestire flussi di comunicazione in più direzioni con tutti gli attori dello scenario sociale. Mark Carroggio, professore di comunicazione istituzionale alla Santa Croce, condensa la risposta nell'immagine geometrica dei cerchi concentrici. Il digitale per la comunicazione della Chiesa è una grande opportunità, ha anche dei rischi, perché quando c'era un portavoce unico, diciamo, c'era più chiarezza nel messaggio, forse c'era anche più unitarietà del messaggio. Adesso, per il bene o per il male, tutti siamo portavoci. Quindi una cosa che stiamo vedendo insieme è l'importanza degli uffici di comunicazione della Chiesa diventare un po' creatori di una cultura cristiana della comunicazione che si possa trasmettere un po' a cerchi concentrici, quindi non soltanto un portavoce ma tante voci. Come qualsiasi frontiera, anche quella della comunicazione più avanzata è uno stimolo a esplorare nuove piste. Al seminario è stato presentato, tra l'altro, l'innovativo progetto messo a punto dalla Pontificia Università Cattolica di San Paolo del Brasile per presentare l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Motore del progetto, spiega Rafael Medeiros, uno degli autori, un team di politici, ecologisti e teologi mobilitato per diffondere i contenuti del documento a 360 gradi. È stato un grande successo in quanto i nostri esperti hanno commentato l'enciclica Laudato Si anche nei principali giornali e riviste, in tutti i mass media. In tal modo abbiamo potuto diffondere il vero messaggio di gioia di Papa Francesco a molte persone, compresi alcuni scienziati ed ecologisti che non sono credenti e che hanno molto apprezzato il documento. La reazione generale è stata molto positiva. Riflettendo sulla comunicazione ecclesiale nel più ampio contesto mediatico globale, non si può prescindere dal comunicatore per eccellenza, Papa Francesco. Il suo linguaggio immediato e soprattutto la sua attenzione alla singola persona, afferma Bruno Mastroianni, uno dei docenti del seminario, stanno indicando una direzione e uno stile precisi ai comunicatori della Chiesa. Questo, secondo me, è il vero aspetto rivoluzionario, il cambiamento di prospettiva, perché invece noi tutti abbiamo un po' nella nostra mentalità, anche un po' la mentalità occidentale, quello di fare categorie, gruppi, che effettivamente un tempo ci aiutavano in qualche modo a gestire tutte le relazioni con i vari interlocutori. Invece Papa Francesco ci sta insegnando che la vera relazione, che poi è la comunicazione, è uno a uno, non può andare oltre questa dimensione. La massa, come dire, la comunicazione di massa, che poi sinceramente è arrivata al suo limite, no? Con l'avvento dei social network, diventa invece di comunicazione uno a uno, relazioni vere e autentiche.